Buongiorno Francesco Renga, bentornato a Sanremo. Ecco sì, bentornato. Veterano, dimmi che sono un veterano anche tu. Ma io ti direi che sei un veterano anche perché, pensiamo, hai fatto Sanremo come componente di un gruppo vincendo un premio della critica quasi 30 anni fa. Eh sì, era il 91. Sì. Pensa a te. Poi sei stato nei giovani. Sì. Big, lo hai vinto. Super ospite, super ospite. Un paio di volte super ospite. Ospite di qualcuno anche così di sfrus, come si dice. Sì, le sfrus, ci sta, sì, ci sta, sì, quello. Quindi... Ma poi tra l'altro sei stato anche vincitore morale di un'edizione, pensa. Anche vincitore morale? Sì, sì, quel quarto posto del 2014. Ah, ma io non lo so, mi ricordo solo quando ho vinto amoralmente, nel 2005. E quando arrivasti qui anche come alieno, con Uomo Senza Età, 10 anni fa? Bello, quella lì era una bella operazione, quella lì era follia. Pura quella lì, ti ricordi che non c'era neanche il disco, è uscito dopo un anno il disco, con una presentazione in Spagna addirittura, bravo, sì. Mamma che bello, quante cose belle che ho fatto nella vita, sono un ragazzo fortunato, come direbbe Giova. Sì, no, sei un ragazzo fortunato, ma sei un ragazzo, soprattutto un ragazzone pronto a portare ancora una volta il sentimento al Festival di Sanremo. Sì, sì, mai come questa volta la spinta è stata proprio la canzone. Io non so come dirti, l'urgenza era proprio squisitamente artistica, anche perché il disco anche questa volta non è ancora pronto. No, è arrivata una canzone bellissima da parte di Claudio Baglioni, che era una canzone di Tony di Bungaro, e in questa canzone, nella sua forma, nella scrittura di questa canzone, che era un po' vicina a certe cose che facevo prima, hanno trovato voce, canto, parole che probabilmente erano dentro di me da tempo. E quindi in una notte ho dovuto scrivere questo testo, ho sentito il giorno dopo Tony per parlargliene, e questa è la canzone, nel senso che la voglia era quella di fare una fotografia, un'istantanea di questo momento della mia vita. Ho sempre, come dicevi tu, raccontato sul palcoscenico dell'Ariston i vari step della mia vita, non solo artistica, ma anche la mia vita reale. E questo è un momento che dovevo raccontare e volevo testimoniarlo su questo palcoscenico. Tra l'altro, diciamo che è abbastanza evidente anche quello che è il tuo tocco in questo pezzo, nel testo, questo riferimento familiare che ricorda anche un altro pezzo di Sanremo. Certo, sì, ci sono tutti gli elementi insomma, che hanno caratterizzato la poetica di tutto quello che ho scritto in questi anni. Quindi ci sono le assenze, le presenze, quindi c'è mia madre, c'è mio padre che è molto vecchio adesso, ha l'Alzheimer, quindi ha questa cosa per la quale io quando vado a trovarlo parlo solo di mia madre, si ricorda solo di lei. E poi c'è un uomo di 50 anni che fa anche un po' un bilancio, quindi al di là di queste cose ci sono... Io comincio ad avere l'età che aveva mia madre quando se ne andò. I miei figli hanno più o meno l'età che avevo io quando mia madre se ne andò. Quindi si è creato una sorta di cortocircuito nella mia testa che ha dato proprio il là, ha aperto questo fiume di parole, insomma, che sono poi approdate in questa canzone, ed era fondamentale, volevo veramente farlo su questo palcoscenico. E tu sai che stai toccando determinate corde nel cuore, proprio facendo muovere una tenda, come sempre in una canzone di un qualche Sanremo fa. Esatto, sì. Sì, ma guarda, io credo che questo, l'unica cosa che ho imparato forse da tutte queste volte che sono stato qua all'Ariston, è che questo palcoscenico qui tu puoi governarlo, dominarlo, domarlo, solo se hai qualche cosa di così emotivamente, emozionalmente potente, che superi la paura di salire su quel palcoscenico. Quindi io ho rivisto la performance della prima sera e non sembravo nemmeno io, ero talmente adeguato alla situazione, proprio perché la voglia e anche la difficoltà emotiva, no, di cantare quella canzone su quel palcoscenico mi ha fatto dimenticare di essere all'Ariston. No, mi è venuto in mente, sempre citando i Sanremo, ora in scena va l'Uomo Senza Età, esatto. Proprio perché ti sei presentato con una classe, beh, diciamo oggi abbastanza rara anche. Beh, perché comincio ad avere la mia età, andare vestito come lui era impossibile. Io sarei andato vestito come lui, ma non me l'hanno fatto fare. Ma lui già fatto col tempo. Senti, due date per rappresentare quello che poi sarà la tournée, esatto. La tournée invernale, e tra l'altro due location meravigliose.
c'è un ritorno meraviglioso, tutte e due, l'Arena di Verona il 27 di maggio e poi il 13 giugno, giorno dopo il mio compleanno, quindi portate dei regali al Teatro di Taormina, quindi sono due posti meravigliosi di questo paese bellissimo e quindi non si poteva cominciare meglio. Nel frattempo stiamo cercando di finalizzare un disco che è chiuso a livello di scrittura, ma stiamo cercando di mixare, proprio perché questo è stato un Sanremo improvviso, non in programma, e quindi stiamo facendo un po' le corse, però ce la faremo. Sicuramente prima del 27 di maggio uscirà. Beh, diciamo che la curiosità è parecchia, anche perché comunque nell'ultimo disco c'erano anche tanti autori giovani e si sentiva anche la mano di questi ragazzi. Sì. Ma io cerco di capire quali sono i canoni della loro scrittura, perché in realtà loro danno tantissimo a me, a noi, insomma, quelli che hanno fatto un po' tempo addietro, insomma, questo lavoro lo farò da un po' più di tempo, però è indubbio che la freschezza che hanno questi giovani cantautori è innegabile, è impagabile. Ci sta. Grazie mille Francesco, grazie. Buona musica e buon Festival di Sanremo. Grazie mille a voi, a presto. Il veterano. Ciao.